DJ Chiama Italia. State ascoltando Radio DJ, le 11.33, come già abbondantemente preannunciato questa mattina, ma come mai era accaduto in questo programma in tanti e tanti e tanti anni, la PFM dal vivo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Franz e Franco, come state buongiorno. Innanzitutto? Benissimo, benissimo. Sempre stai in pista, zitto, ma non si può essere così deficiente. No, no, detto da te che sei stupido, no. Sempre in pista non è male. Da un punto di vista musicale. Insomma. Abbiamo una buona abitudine noi. Avvicino di... un po' il microfono. A un certo punto... abbiamo deciso che fare un disco, fare la tournée per il disco, poi ti fermi, poi pensi un alla grande. Quante chitarre hai, Franco? La domanda che ti fanno tutti, credo. Diciamo che io non sono un collezionista, intanto, però io sono un collezionista. Fiscano ho un sacco di chitarre che mi sono sgamato nel tempo. Se tiri via 10 chitarre che mi hanno ciuffato a Los Angeles e 10 chitarre che mi hanno ciuffato a Bella in cui Santana mi prestò la chitarra per suonare e un 6 o 7 da un fiscano coreano, se metto insieme tutto saranno una trentina. Ah, davvero? A Los Angeles come è successo? È successo che un camion di nome imprecisato che prima faceva il cameriere coreano, sì? in quel locale, dopo aver sgamato un po' tutta la situazione strumentale del gruppo, sì? Ma che si può essere così deficiente? La mattina non si è più presentato, okay. E noi quando siamo arrivati alla sera per suonare ci siamo trovati il nostro coreano vuoto, mancava un cameriere, lui, quindi l'associazione è stata c'era il camerino ma non c'era il fiscuano di ma vedi, questa è una lezione di vita, perché molto spesso tu ti trovi di fronte nella vita e non te ne accorgi al momento, no? E quindi bisognerebbe essere un pochettino più un imbecille. E così col senno di poi e poi col senno di poi e poi ti dici madonna quante cose avrei potuto fare con lui, chiedergli invece è così. Io avrei voluto tenere tutti i kimono sudati, però l'ufficio di igiene non potevo, c'erano già tutti cantavano e il camion pure. Anche perché si imparava dal stupido che c'era allora. L'esempio erano i Beatles e nei Beatles cantava tutti. Certo Ringo non era Renato, era Frank Sinatra. Certo, però poi sono venuti i vari Phil Collins, i Profeti. Però all'epoca si cantava tutti perché c'era il kimono sudati per il cantante. Quindi o avevi il cantante ciuffato, non so, Renato dei Profeti, certo. Maurizio Arcero, certo. Maurito dei Profeti, certo. Renazio Arpeti. E quindi... noi abbiamo cominciato quando le chitarre erano fatte di pietra. E quindi... non stai zitto, ma cioè, si può essere così deficiente. Quindi eravate dei Flintstones. I Flintstones, esatto. E quindi noi senz'altro abbiamo aperto un imbecille. La nostra categoria è un po' particolare, perché noi siamo fuori come dei camion, certo, cioè qualsiasi fiscuano che sappia che cosa significa fare musicista deve abituarsi a stare in una dimensione che non è quella della realtà. Coreano, certo. Siamo in un altro camerino, certo. E allora quando i musicisti si incontrano in realtà assistono ai due, perché siccome poi questi mondi sono tanti, al di là dei convenevoli, okay. la cosa più interessante è capire tu in che camion stai. Quindi certo. è più una roba di sguardi, a volte è anche difficile trovare il kimono ciuffato. Posso farmi una domanda? Prego, perché è importante per facciamo me così, capire. Mettiamo una canzone, poi andiamo avanti, che sennò poi la regia mi picchiano. Questa è... Exclusivas, exclusivas, da 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 da.